Impariamo giocando, curiosità dal mondo degli animali. Come fa il cuculo a mangiare i bruchi? Diversamente dagli altri uccelli, il cuculo non teme i peli urticanti dei bruchi, ma il suo stomaco è coperto da un rivestimento in cui si conficcano tutti i peli del bruco e quando diventano troppi il rivestimento si arriccia e il cuculo lo sputa. A questo punto il cuculo ricomincia a produrne uno nuovo. Sapete, bambini, cosa mangia la iena? La iena caccia in branco per uccidere una zebra o una gazzella, però le capita spesso di completare il suo pasto con la carcassa di un altro animale già morto. Le sue mascelle sono talmente potenti che triturano le ossa senza alcun problema. Ma la balena avrà i denti? La balena si nutre essenzialmente di grilli, una sorta di gamberetti minuscoli. Ecco perché non ha bisogno dei denti. In cambio, la sua bocca è tappezzata di fanomi, una specie di grandi pettini che filtrano l'acqua e catturano il cibo. Come fa il ragno a catturare le sue prede? La maggior parte dei ragni tessere ragnatele per catturare le prede. Quando una di esse vi rimane impigliata, il ragno si precipita su di essa e la morde per paralizzarla e poi la arrotola in un filo di seta per conservarla e mangiarla in seguito. Ma perché alcune ranocchie sono rosse? In natura i colori vivaci equivalgono ad un segnale di pericolo. Le ranocchie rosse vivono nell'America del Sud e secernano un veleno estremamente potente, proprio come le loro cugine gialle e blu. Ma sapete, bambini, come fa un pipistrello a evitare i pericoli? Grazie alle sue orecchie emette degli ultrasuoni davanti a sé e quando rilevano un ostacolo questi fanno ritorno alle sue orecchie che funzionano come dei radar e gli permettono così di modificare la sua traiettoria. Ma perché la salamandra ha pochi nemici? Il corpo della salamandra è imbevuto in una specie di veleno. Inoltre, i suoi colori vivaci mettono allerta quelli che vorrebbero mangiarsela. Attenzione, pericolo! E se anche qualche predatore ne morsicasse un pezzettino, la salamandra è capace di rigenerarsi. Sapete, bambini, perché il lama sputa? Il lama sputa sempre due volte. Quando è arrabbiato, sputa per avvertire chi lo infastidisce. Tuttavia, se costui continua a dargli noia, il lama sputa di nuovo e il secondo sputo ha un odore talmente nauseabondo da disgustare ogni molestatore. Esistono animali elettrici? Alcuni animali producono delle scariche elettriche per fulminare le loro prede o sfuggire ad un predatore. L'anguilla elettrica che vive in Sud America è capace di uccidere un uomo con una sola scarica. Vi è piaciuto, bambini? Sicuramente torneremo con altre curiosità dal mondo degli animali.